Siamo sulla pista di decollo e di atterraggio dell'aeroporto militare 4 Vientos. L'area equivale più o meno a 48 campi di calcio messi insieme ed è stata trasformata in questo luogo di gioia, di festa, ma anche di preghiera, di confessione, di riflessione, soprattutto di incontro con il Santo Padre. Noi giornalisti siamo accompagnati ciascuno da un volontario. La Provvidenza vuole che Famiglia Cristiana sia accompagnata da Pablo, un giovane che lavora normalmente nella Croce Rossa e nell'ambito della cooperazione internazionale, dunque già una vocazione a fare del bene agli altri. Pablo, il tuo sentimento qui oggi? De inmensa alegría y de agradecimiento por poder recibir en mi país a todos los peregrinos para ver al Santo Padre y de compartir la alegría de tener la misma fe. Grazie Pablo, ricordiamo che complessivamente i volontari sono circa 30.000, si occupano di tutto un po', dall'accoglienza, dagli accrediti, come vedete da accompagnare i giornalisti, che sono una tribù non sempre disciplinata, ahimè anche a intervenire in caso di emergenza portando poi alle infermerie e comunque persone utilissime, accompagnano anche i sacerdoti durante la distribuzione dell'Eucaristia, tantissime attività, tutte indispensabili.